Allora, Colleferro era un paese di produzione bellica, era un paese di produzione bellica e pertanto noi avevamo sempre paura che Colleferro venisse bombardato. Allora siamo sfollati, siamo andati nei paesi dintorni. Invece poi che è successo? Colleferro non è stato bombardato per niente, cioè è stato bombardato sulla via ferroviaria, dove c'era diciamo così, il trasporto diciamo, di guerra che andava verso il fronte di Cassino per rinforzare le truppe per l'invasione dagli americani. Allora veniva bombardata la cosa, veniva bombardata la stazione. Si dice che abbiano bombardato Colleferro, no, a Colleferro sono cadute qualche bomba diciamo così, per difetto aereo. In quanto gli aeroplani a quei tempi, siccome erano un po' obsoleti, a volte se non scaricavano tutto il carico delle bombe, quando entravano in picchiata, poi le risalire non ce la facevano, allora erano costretti a sganciare quello che avevano e qualche bomba è andata a finire di qua di là, compreso dietro la chiesa.